Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. C'ho questa in mano perché sto appena finendo di costruire. Allora, come vedete dietro di me, ho fatto un po' di raccolta di design che piacciono a me e che ho usato nel mio mondo su Xbox. Non ho potuto registrare su Xbox perché mi sembrava un po' inutile, perché alla fine è design, quindi perché oggi volevo portare un video su Xbox, però purtroppo ho sempre problemi a registrare, mi deve attivare il PVR. Comunque, volevo dirvi che appena mi arriva il pezzo, diciamo, per registrarmi i video su Xbox, porterò una nuova serie e una serie sarà una serie survival. Iniziamo subito con il video di oggi, che si titolerà magari design per la vostra casa, per il vostro mondo, eccetera. Come potete vedere, iniziamo dalle cose semplicissime, cose che anche voi sicuramente saprete. Vabbè, la sedia, qui abbiamo la panchina, che penso che non so, non la volevo nemmeno portare questa, però magari c'è qualcuno che non sa che mettendo i cartelli così sembrerà piuttosto una panchina. Più o meno questa è la panchina più semplice, questa è la sedia più semplice, questa è la sdraio un po', cioè un blocco in più alla fine. Questa sedia qui, tipo una sedia da cucina, tipo tavolo da cucina. Come vedete sotto, no, sotto dietro, non mi ricordo dov'era che c'era. C'era. Ah, ok. Lì sotto vedete c'è una torcia di redstone, perché altrimenti io se tolgo quella torcia rimane così. Se magari voi la volete costruire dite, ma perché rimane così? Basta mettere una torcia al blocco sotto quello della botola e un'altra da quest'altro lato, vedete? Ora vi faccio vedere, vediamo una torcia di redstone, la mettiamo lì, tac, così la sedia, si alzano le botole e siamo una sedia. Questo qui è un semplicissimo frigo da cucina sempre, cosa che tutti sapranno fare magari, non lo so. Poi abbiamo tipo un muro, queste sono due cose diverse. Qui abbiamo degli scaffali. Queste cose qui ragazzi ve le faccio vedere perché le sto usando nel mio mondo, sempre su Xbox One, sto facendo tipo una mega casa per trasferirmi. Poi dove voglio fare tutto, cucina, bagno, salotto, tutto in ordine e molto con un bel design. Qui abbiamo comunque gli scaffali da cucina. Qui abbiamo una cosa molto più carina, sempre un tipo di scaffale però fatto con i slab di legno e le botole di ferro sotto. Questo è semplicissimo, non sto a far vedere come si fa perché è semplice. Qui invece abbiamo tipo il lavandino, cioè il lavello per la cucina. Magari poi qui ci mettete tipo quelle mensole lì qui sopra, tipo per scolare i piatti, scolapiatti, tipo così, guarda. Magari, non lo so, se potete venire una cosa carina. Vabbè, poi ve la gestite voi più o meno, io messo i blocchi a casa. Qui abbiamo un item frame con un blocco di lana rosso, però prima di mettere questo dovete piazzare il gancio. Piazzate prima il gancio, poi ci mettete l'item frame dietro, cliccate qui con il blocco di lana rossa e lui si mette dentro automatico. Con due calderoni con l'acqua, vabbè, semplicissimo, un livello simile, visto che su Minecraft non abbiamo design per mobili e cose varie. Magari arriverà l'aggiornamento nuovo, non si sa ancora cosa aggiungeranno. Questo qui è molto carino, io lo sto usando nella mia cucina e mi piace tantissimo. Questa è tipo la cappa, semplicissima da fare. Se riesco, oh, se riesco, ok. Sono, vedi, non è niente, vuota. Magari se la fate più larga potete fare anche il buco dentro, però è inutile secondo me, chi cazzo va a guardare. Comunque vedete, qui ho messo le botole, sono delle scale di cobblestone, qui negli angoli sono gli slab, qua ho messo delle botole, ma potete anche lasciare tipo così, con il buco, però visto che non c'è il buco ho potuto mettere le botole, che magari sembra molto più carino. Qui vabbè sono quattro fornaci con quattro blocchi, la botola diciamo per entrare, dove voi cucinate, queste sono le piastre, quella per cucinare, qui sono i fornelli, e queste qua lo stesso discorso di prima, ovvero basta mettere una torcia di redstone lì e si alzano entrambi. Passiamo qui invece, questo è tipo il cervo da salotto, che è molto carino, mi piace molto questo qui, è semplicissimo, una scala all'incontrario, qui c'è uno slab, un'altra scala dritta, questi qua per piazzarli dovete piazzare un blocco sotto, li piazzate e poi togliete il blocco, che altrimenti se non c'è un blocco sotto i cancelli non ve li fa piazzare. Qui abbiamo l'orologio a pendolo, che è molto carino, un attimo che metto giorno, ok. L'orologio a pendolo che è semplicissimo da fare e io vorrò fare nel mio mondo un orologio a pendolo con un passaggio segreto sotto.
Ho visto un tutorial e lo voglio fare, mi piace, mi piace un botto, è bellissimo raga, cioè vieni qua, tipo magari fai così, tac, si apre il passaggio, è bellissimo, va bene. Passiamo avanti, qui abbiamo tipo ho fatto una parete, un semplice scaffale da salotto, con le bookshelf dietro, è semplice raga, non è che vi spiego, tipo sono due scalini, slab, ho messo due vasetti per decorazione, voi potete mettere qualsiasi cosa. Qui invece abbiamo l'armadio della stanza da letto, semplice. Sono cose molto semplici ma carine, tipo sempre il bookshelf dietro, gli scalini dritti, sia qui che qui, slab e la porta. Semplicissimo, raga, ed è molto carino. Qui abbiamo tipo l'angolo da gaming oppure la stanzetta. Tipo qui abbiamo il computer con un semplice quadro, una pressure plate che è tipo una pressure plate che fa tipo da tastiera, mouse. Questo qui è il microfono, diciamo, in Minecraft, che è l'unica cosa che si può fare. Qui un piccolo alberello, questa è la sedia, semplice da fare, ci ho messo un banner per fare tipo colore, tipo la sedia colorata da gaming, però non... Lasciamo stare. Qui invece abbiamo la TV. La TV un po' di salotto, poi l'ho fatto questo qua, l'ho fatto io, diciamo, l'ho fatto un momento per vedere un po' il salotto, per farvi un'idea. Questa è la TV. Raga, per fare questo, vedete che qui c'è un armo stand. È semplicissimo, raga. Ora ve lo faccio vedere perché non voglio lasciarvi con... Se lo volete fare anche voi, dopo magari non ci riuscite. Vedete? Qui è semplice la cosa. Mettete prima l'armo stand prima di fare tutto. Blocchi di carbone. Dammi blocchi di carbone. Ossidiana. Carbone. Ho detto. Ok, blocchi di coal. Il pistone. È una leva, questo vi servirà, nient'altro. Cosa da fare, cioè queste cose sono cose da fare anche in survival, ovviamente. Mettete il coal qui, poi mettete un altro qui, togliete quello sotto, mettete il pistone, la leva, tac, rialzate, aggiungete un blocco, tac, ecco qui. Semplicissimo raga, qua voce il blasablu, ce la metto. Poi qui è sempre la stessa cosa con i bookshelf dietro, le scale, semplicissimo. Qui invece abbiamo con l'ultima cosa una stradina. Qui stavo iniziando a fare i design per i giardini e fuori. Però mi sono fermato perché volevo vedere prima voi cosa ne pensate di questa serie. Dove magari porteremo tutti i tipi di design. Ora ho fatto un po' misti, però magari la prossima volta ci concentriamo sulla cucina. La prossima volta ci concentriamo sul giardino. La prossima volta su, che ne so, campi di basket, robe così. Vari design di varie cose nel vostro mondo. Spero vi possa piacere questa serie, una serie nuova più o meno. Vabbè, qui è semplicissima, una strada fatta di stone brick e stone normalissima, con i log di legno messi lì in su, qui la luce normale. Magari questa la potete anche fare molto meglio della mia. Però vi ho dato un'idea, magari è una bella strada da fare, dai, è carina. Magari la potete fare da 3, da 2, la potete curvare, potete cambiare le luci, potete fare qualsiasi cosa. E va bene ragazzi, per questo video penso che sia tutto. Questa è tutta la mia il mio design che ho nel mio mondo. La maggior parte di queste cose ce l'ho sul mio mondo l'Xbox One, che vi porterò prossimamente in un tour. Vi farò vedere prima di iniziare una serie, vi farò vedere tutto il tour del mio mondo su Xbox One e poi inizieremo una serie insieme. Ho tanti progetti, raga. Abbiate pazienza, ho tanti progetti. Va bene. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché ve ne sono veramente grato. Per chi come me ha pochissimi iscritti, raga, è difficilissimo lottare tra YouTube che sta dando i numeri. È difficile farsi notare di tutte queste persone che ci sono, perché ci sono molti YouTuber emergenti che vogliono fare cose. E ho molti progetti, raga, quindi abbiate fiducia in me e iscrivetevi al mio canale. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo nel prossimo video, qui è Tony Halo. Ciao a tutti ragazzi!